Amici carissimi, adesso troviamo all'opera Gesù nel suo cammino, nel suo ministero di evangelizzazione. Dopo averci rivolto l'imperativo di cambiare vita, di dare una svolta alla nostra esistenza, perché da sempre Dio è prossimo a noi, il Regno dei Cieli è vicino, adesso tanta folla comincia a seguire Gesù e Gesù si scosta da Cafarnao, che è sul lago, e sale una collina chiamata Monte delle Beatitudini, da cui si domina tutta la vallata, e sale su quel monte e lì proclama la nuova legge, diciamo i nuovi comandamenti. I comandamenti di Mosè insistevano quasi tutti con il negativo: non avrai altro Dio di fronte a me, non rubare, non uccidere, non dire falsa testimonianza, eccetera. Gesù adesso, nella nuova legge che ci presenta, parla di felicità e usa una tipica espressione sapienziale proprio dell'Antico Testamento, assai nota dunque agli ebrei. Dice Ashire, felice chi? Felice chi? Felice chi e ha un cuore da povero. Cioè, felice chi sa vivere la propria esistenza nel coraggio di mendicare l'elemosina, l'amore degli altri, l'amore di Dio, che non è arrogante dunque, non è superbo, che non si chiude nella sua autosufficienza. Felice chi ha dunque un cuore capace di affidarsi, di consegnarsi, un cuore capace di imparare da tutti, anche dal più piccolo, delle persone, dei bambini, si può sempre imparare. Il guaio nostro è quando pensiamo di sapere tutto e in realtà non sappiamo nulla. E chi non ha il coraggio e l'umiltà di sapere imparare è già fuori, è fuori dalla felicità. Poi Gesù dice: felice chi sa affliggersi con gli altri, cioè felice chi si fa carico delle afflizioni con gli altri, come recita il Concilio Vaticano II nella Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. I dolori e le angosce, le gioie e le speranze dell'umanità sono i dolori e le angosce, le gioie e le speranze della Chiesa. Allora siamo felici quando possiamo alleviare la sofferenza degli altri, assumendoci un po' del loro dolore. Siamo felici quando viviamo la mitezza, la mitezza che non è rassegnazione e che non è da benaggine, ma è la virtù dei forti, perché è la capacità di perdonare, è la capacità di vedere il bene che c'è negli altri e attorno a noi. Poi dice Gesù che sono felici quelli davvero assetati di giustizia, quelli che vogliono vivere la santità di Dio e che vogliono costruire la pace, la giustizia nei rapporti fra gli uomini, nei rapporti fra le donne. Poi Gesù ci dice che sono felici quelli che hanno il cuore materno di Dio, quelli che sanno dilatare il loro cuore fino ad essere misericordia, cioè ad avere compassione per questa umanità allo sbando, questa umanità derelitta. Non possiamo disinteressarci di questa umanità. Gesù poi dichiara che sono felici
quelli che hanno non solo un cuore da povero, ma hanno un cuore non doppio, non doppio. Quelli che non coltivano inganni nel loro cuore, non coltivano falsità, doppiezza, menzogna, quelli che sono sinceri, come il miele, che pur essendo in mezzo alla cera è sine cera, senza cera, puro, così deve essere il nostro cuore. E poi Gesù dice che sono felici quelli, i facitori di pace, non i dicitori di pace, non quelli che parlano di pace, 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 pace non c'è, ma quelli che si adoperano nel silenzio per la pace, che sono felici, tutti i martiri della giustizia. In questo momento penso per esempio a Rosario Livatino, a Don Pino Puglisi, sono felici tutti i martiri della giustizia, ma anche i martiri che di ogni giorno, che non versano il sangue, ma che vivono il martirio del loro dovere con onestà. E poi Gesù dice che siamo felici, noi cristiani, quando annunciamo il Vangelo a tutti i costi, come diceva San Gregorio Magno, e questa parola vi consegno in finale, parlerò. Che la parola di Dio parli attraverso di me, sia pure contro di me. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.